Questo programma è offerto da Unipolsai Assicurazioni, Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme, agente generale dottor Ferraro Vincenzo, telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Grazie per avermi ospitato qua a Bologna, caro presidente Pietro Speziale. Il suo terzo mandato come presidente della Federazione Italiana Nuoto qui nell'Emilia Romagna. Perché questa intervista? Perché ci sono stati gli assoluti a Riccione, prossimi gli europei, la Regione Emilia e più tesserati che parteciperanno agli europei. Innanzitutto, che emozione si prova, presidente, essere la prima regione in Italia a portare più atleti agli europei? Ma innanzitutto credo che sia questione di soddisfazione, ma non tanto personale, soddisfazione per il movimento regionale. Credo che sia soprattutto un ripagare lo sforzo che le nostre società stanno facendo, attenendosi poi a quelli che sono i mandati nazionali, di attenzione soprattutto ai vivai. La nostra federazione è molto attenta alle società di base, e anche perché ha capito che probabilmente là dove si riesce a crescere localmente, poi si riesce anche ad avere risultati a livello nazionale. Abbiamo investito molto sulla formazione tecnica e credo che una gran parte del risultato è merito proprio dei nostri tecnici, e i tecnici emiliani sono fra i migliori, credo, a livello nazionale. Presidente, lei tre mandati qui presente alla fine in Emilia Romagna, usciva diciamo da un po' di bufera come un po' tutte le società in tutte le regioni. Le migliorie ci sono state, la qualità degli atleti si vede, insomma, doppiamente soddisfazione per questo, perché quando si arriva a certi risultati vuol dire che il presidente ha lavorato bene, ha trovato anche diciamo delle buone partecipazioni di tutte le società con la federazione, con le sedi centrali. Sì, allora a livello locale credo che sia comprovato, ecco, il fatto che c'è stata un po' una rappacificazione di situazioni che probabilmente erano legate a storie vecchie, diciamo così, storie vecchie. Direi che il merito è un po' un merito anche del, cioè non c'è solo il presidente, c'è un consiglio regionale che è espressione proprio della rappresentatività delle società. Le dirò, il fatto stesso che negli ultimi tre anni non ci sia mai stato un presidente antagonista, un candidato antagonista alle elezioni, non è credo l'espressione del fatto che non ci fosse bisogno di cambiare, ma perché probabilmente c'era una certa uniformità anche a livello delle società, a livello locale. Poi ci possono essere delle situazioni di tensione, ma tutte abbastanza risolte nel tempo. Questa, diciamo, tranquillità è servita probabilmente per concentrarsi invece sull'aspetto che è poi più importante, quello di cercare di agevolare il più possibile le società. Tenga presente che la nostra è una regione che è molto lunga, per cui anche dal punto di vista delle difficoltà economiche riuscire non è sempre possibile se gli impianti non sono disponibili a non fare tutte le gare, non so, tutti in Romagna oppure tutti in Emilia, creando problemi di spostamento, almeno per quello che riguarda l'attività regionale, soprattutto l'attività degli esordienti. E quindi le società vanno tutelate in questo. Abbiamo cercato di contenere al massimo le spese a carico delle società, tenendo basso il più possibile anche per esempio le tasse di iscrizione alle gare, che noi abbiamo un certo, diciamo così, discrezionalità all'interno di un limite in basso e in alto rispetto a questo, proprio motivato a questo, pur cercando di essere poi anche abbastanza attenti al nostro bilancio. Noi abbiamo un bilancio locale che richiede il fatto che dobbiamo riconoscere giustamente, credo, a livello nazionale una certa quota di utile, e quindi nelle entrate e uscite noi dobbiamo stare attenti anche a questo tipo di aspetto. Presidente, 11 atleti, sì, che andranno agli europei, i tesserati quanto sono? Perché se si arrivano a certi risultati vuol dire che i tesserati sono anche alti, i numeri tesserati, no? Sì, i calcoli che noi abbiamo tesserate circa 100 società. La media degli atleti per società è intorno, poi ce ne sono di più, intorno alla cinquantina, 50-60, quindi lei fa i conti, siamo intorno ai 5-6 mila, come si chiama, atleti tesserati.
per quello che riguarda l'attività agonistica. Poi c'è tutta l'attività propaganda, c'è l'attività master, ci sono tutta una serie per quello che riguarda il settore nuoto. Poi lei sa che la nostra federazione fa anche altre cose, fa il salvamento, fa la pallanuoto, che è un'attività giovanile molto importante qui in Emilia Romagna. Forse l'unico settore in cui siamo un po' indietro è i tuffi, ma è un problema di impianti fondamentalmente. Ecco. Diciamo che il privato dei tuffi c'è il Trentino. Sì, Trentino e la Calabria. La Calabria, sì, con Tocci, che ho intervistato l'altro. Tocci io ho seguito un po' quello perché un po' mi interessava vedere come fare. C'è Tocci come elemento, ma ho visto che lì a Cosenza c'è proprio una realtà, anche dal punto di vista tecnico, ci sono questi due tecnici bravi che stanno seguendo la cosa e quindi... Là dove c'è un buon tecnico, prima o poi, se ci sono strutture, qualcosa cresce. Niente, sta diventando centro federale per i tuffi, diciamo, no? A proposito di centri federali, questa è una mia, girando le piscine lungo e largo per l'Italia, secondo me abbiamo pochi centri federali in Italia, ci sono due, che sono Verona e Roma, giusto? Sì, Roma e Ostia. Roma è il centro federale di Ostia. Sarebbe anche un centro federale in Sicilia. Vedendo la realtà anche della Sicilia, che è molto forte come pallanuoto, anche come nuoto. Sì, certo, adesso lì sono scelte, sa, un centro federale significa comunque concentrazione di atleti, significa opportunità, significa disponibilità di alcuni tecnici a spostarsi lì, a rinunciare casomai all'attività nella società di base. Dipende anche dalla disponibilità dell'impianto, cioè ci sono tutta una serie, cioè a volte significa anche, cioè non è solamente l'impianto, ma sono per esempio le strutture tipo foresteria che devono poi ospitare questi atleti. Credo che possa essere significativo il fatto che là dove ci sono i centri federali, questi centri federali siano fra virgolette aperti. Adesso io non ho esperienza di quella di Verona perché non l'ho mai visitato, sono stato invece spesso a quello di Ostia e so, perché ho visto anche con i miei occhi, che è un centro aperto, nel senso che si ospitano anche altri atleti facendo molte convocazioni a quel livello, in quella sede, anche per atleti che casomai nuotano in altre parti hanno la possibilità di vedere. E quando ci si confronta si cresce sempre, qui si cresce sempre. Eppure l'Italia come nuoto sta andando forte a livello mondiale, però in tutta Italia abbiamo delle problematiche di struttura. In Emilia come siamo messi, Presidente? Allora, noi partiamo da una realtà impiantistica che era all'avanguardia perché negli anni 70-80 le nostre amministrazioni comunali avevano investito notevolmente sulla costruzione degli impianti. E tenga presente che praticamente ogni comune sopra i 15-20 mila abitanti aveva la sua piscina, prevalentemente una piscina da 25 coperta, poi sono cresciuti anche alcuni impianti. Da noi c'è poco esperienza proprio per la struttura anche sociale e politica della nostra regione, sono poche strutture private dal punto di vista impiantistico. Poi chiaramente sono impianti costruiti con delle metodologie tecniche, con delle strutture che sono un pochettino obsolete e quindi hanno avuto bisogno di ristrutturazioni. E su questo qualche problema le nostre amministrazioni l'hanno avuto, perché un po' perché mancano i fondi, un po' perché non sempre c'è quell'attenzione a capire che un impianto sportivo è comunque una risorsa. È anche vero che un impianto sportivo come la piscina non è un impianto sportivo come uno stadio, cioè dal punto di vista del mantenimento, della gestione, costa, ecco, perché il riscaldamento dell'acqua, il riscaldamento dell'ambiente o il raffreddamento dell'ambiente d'estate, cose di questo genere, sono spese. Quindi questo, qualcosa si sta muovendo, più che costruire nuovi impianti, anche se sono stati costruiti nuovi impianti in quest'ultimo periodo, soprattutto da Parma, l'ampliamento che c'è stato della struttura di Riccione verso la fine degli anni 10, del 2008-2010, c'è stato un notevole implemento. E Bologna, avete lo stadio? Sì, Bologna, in realtà abbiamo recuperato un impianto che c'era già. Ai tempi di Mussolini, no? Sì, è un impianto che fu costruito nel 26, ai tempi di Mussolini, insieme al Littoriale, cioè quello che adesso è lo stadio comunale. Tutto quel complesso dello stadio prevede anche l'impianto, dove c'è un impianto da 50 metri aperto con i tuffi, c'era, e una vasca da 25 metri.
quella che adesso è intitolata Carmen Longo, l'atleta della nazionale che è perita a Brema nel 66. E nel 90, in occasione dei mondiali di calcio, l'impianto dello stadio esterno fu completamente ristrutturato e soprattutto fu climatizzata l'acqua. Io quando nuotavo e mi allenavo, l'impianto dello stadio era a temperatura ambiente, per cui alla mattina era freddo, poi un pochettino si scaldava, invece adesso fu climatizzato. Poi in realtà ci si era impegnati con l'amministrazione comunale per cercare di coprire l'impianto per poterlo rendere fruibile anche nel periodo invernale. E lì sono nati alcuni problemi legati probabilmente ai problemi gestionali, a mio parere anche di problemi di tipo politico. Morale a favola, per 14-15 anni noi non abbiamo avuto la disponibilità dell'impianto. Adesso l'abbiamo, ancora non abbiamo perfezionato, l'amministrazione non ha ancora perfezionato completamente la riapertura del tetto che lo renderebbe migliormente fruibile nel periodo estivo, però, come si chiama, abbiamo un impianto che è un signor impianto. Abbiamo l'anno scorso fatto a giugno, quest'anno anzi a giugno abbiamo fatto la prima amministrazione nazionale assoluta di nuoto sincronizzato, i campionati assoluti di nuoto sincronizzato. L'idea sarebbe poter portare una volta i campionati italiani assoluti di nuoto in questo tipo di impianto. Si tratta di mettere un po' intorno l'impianto è pronto per fare una cosa di questo genere qui, e ci vogliono però gli aspetti logistici. Bologna non è Riccione, ecco, dal punto di vista economico è un pochettino più complessa la cosa. Diciamo che Riccione è molto avvantaggiato per il fatto delle strutture alberghiere con i costi molto bassi, permette alle molte società di partecipare e di abbassare i costi, perciò Riccione, diciamo, rimane un po' sempre la favorita come come una zona anche di mare, diciamo, no? Una bella struttura. Infatti Gori lavora benissimo con la piscina di Riccione. Presidente, quanto sono vicino le amministrazioni e le strutture comunali alle piscine? Dipende. Nella stragrande maggioranza sono i padroni degli impianti e quindi, essendo i padroni degli impianti, hanno comunque l'attenzione nell'assegnazione delle gestioni in modo tale che queste facciano riferimento a delle strutture organizzative che siano eque e nello stesso tempo dove chi partecipa possa in qualche modo concorrere a ragion di causa. Normalmente io mi rendo conto, ho avuto in questi ultimi 6 anni una necessità di contattare spesso le amministrazioni, più è piccola la struttura amministrativa più è facile interfacciarsi. Direi che paradossalmente abbiamo avuto più difficoltà proprio qui a Bologna, come, per quanto sia facile contattare sia il sindaco che il, ma probabilmente ci sono una serie di meccanismi per cui quando si devono spostare alcune cose o fare delle migliorie probabilmente c'è qualche cosa che blocca. Nelle realtà più piccole, ma non tanto piccole, per esempio sono una città come Imola o come Riccione, il rapporto probabilmente fra le società e l'amministrazione è molto più veloce, la mediazione che viene eventualmente chiesta al comitato regionale è stata sempre proficua, e quindi direi tutto sommato un buon rapporto. Ecco. È stato adesso a Riccione un ritiro di un famoso atleta, uno che ha rappresentato l'Italia con 2 titoli mondiali, tanti campionati europei, del mondo, olimpiadi. Filippo Magnini ha lasciato il nuoto ufficialmente, ha fatto la sorpresa un po' a tutti, insomma ci ha preso un po' in contropiede tutti quelli che eravamo a Riccione. Abbiamo provato un'emozione, un pezzo di nuoto che va via. Che emozione prova un presidente quando un atleta di certi livelli che ci ha rappresentato a livello mondiale lascia il nuoto? Ci sono i futuri? Magari un Emiliano sarà, chissà. Ma adesso non so chi verrà nominato nuovo capitano della nazionale, ci sono più persone che possono farlo. Adesso, al di là della questione del capitano, credo che sia certo, quando finisce un'epoca è sempre però credo che Magnini abbia dato molto alla nostra federazione. Il fatto stesso di aver continuato a nuotare fino a 35 anni ha cominciato a dimostrare, e lo tocchiamo con mano noi, cioè tenga presente che fino a
15 anni fa un atleta di 20 anni, 21 anni era vecchio, invece adesso direi che la stragrande maggioranza degli atleti sono più vicini ai 30 che non ai 20. Lo stile di vita, l'alimentazione che è cambiata un pochettino, lei che dici? Sì, però sì, probabilmente anche modi di allenarsi. Ma probabilmente anche le opportunità, cioè ci sono alcuni atleti che sono tutelati nel poter dedicarsi all'attività del nuoto anche a 25-26 anni, perché probabilmente hanno anche alcune opportunità economiche che 15-20 anni fa non c'erano. E quindi questo naturalmente li tutela e permette di... Su questo credo che la Federazione Nazionale sia stata molto attenta, cioè abbia lavorato bene su questa cosa, nell'attenzione della crescita, bisogna dare atto al nostro Presidente Barelli e comunque allo staff tecnico di essere stato particolarmente attento a questo aspetto. E poi quando finisce un atleta come Magnini e come quando finisce un atleta di alto livello della nostra regione, c'è il dispiacere da un lato del finire, però nello stesso tempo credo che sia importante il fatto che quando uno finisce come ha fatto Magnini, che tutto sommato decide lui in una condizione anche positiva. Non l'aveva detto neanche i genitori, l'intervista che mi ha rilasciato, è una decisione che ha preso da solo in 3 giorni. Sì. Sì, io mi immaginavo più che altro che potesse aver smesso prima, cioè nel senso che tutto sommato dopo Budapest potesse smettere dopo Budapest per vari motivi, invece aveva ripreso. Il fatto di aver fatto bene tutto sommato a Riccione e decidere di smettere, credo che, ecco, la cosa importante secondo me è che quando un atleta di questo livello rimane una risorsa per il nostro movimento, e credo che se c'è attenzione su questo punto la federazione troverà sicuramente uno spazio anche per Magnini, che non necessariamente deve essere uno spazio tecnico, possono essere spazi di vario tipo. Direi che tutti gli atleti dell'ultima generazione di tipo olimpico, i Fioravanti, i Rosolino, pur non avendo lo stesso ruolo, sono atleti che comunque girano intorno al mondo del nuoto e hanno trovato una loro collocazione. Poi anche ovunque vanno al mondo vengono ricordati e si fa sempre vivo il nuoto italiano, come futuro sarà anche Pellegrino, un giorno dovrà lasciare, anche se attualmente Federica è molto forte, possiamo dire, però sembra che non invecchia mai, tra virgolette, no? Parliamo a livello d'atleta, non come donna. Perciò, insomma, sono persone che poi nel nuoto faranno sempre immagine. Sì, sì, beh, cioè, sono passati, se lei pensa, sono passati 43 anni da quando la Cagliaris vinse i mondiali a Belgrado. Della Cagliaris ce ne ricordiamo. Merito forse della Cagliaris di aver mantenuto un certo suo stile di presenza, ma probabilmente il nuoto è un ambiente dove c'è una certa attenzione a quella che è la memoria storica, nel piccolo e nel grande, quindi questa è una cosa positiva. Cioè non, è chiaro che uno deve essere funzionale a quelle che sono le strutture della nostra federazione, nel senso che se uno si mette un po' di traverso è chiaro che poi rischia di rimanere un po' fuori da queste cose. Il dottor Speziale, cos'è il nuoto al di là di essere presidente? Cosa rappresenta nella sua vita? Bisognerebbe chiederlo a mia moglie. No, nel senso che è una passione, una passione. Io ho il ricordo preciso, non le saprei dire il giorno, il mese, immagino che fosse d'autunno, ricordo nel 65 quando per la prima volta mi accompagnarono nella piscina dello stadio interna per andare a fare la prima lezione di nuoto. Mi ricordo questo odore di cloro e mi ricordo che ho iniziato a nuotare, probabilmente mi sono appassionato. Non ho mai avuto risultati tali da giustificare una passione particolarmente, ho vinto al massimo dei titoli regionali, quindi non nulla di particolare. Era molto il senso del gruppo, il senso dell'appartenenza, l'ambiente, un ambiente sano. Questo è quello che è il nuoto poi, il messaggio che lei mi ha capito al volo, il messaggio che bisogna lanciare ai giovani, no? Come è arrivato un presidente, perché il nuoto, la sua passione, è un messaggio ai giovani poi. Sì, direi che devo dare atto che anche nella scelta mia personale, a volte anche professionale,
il nuoto si è messo anche un po' di mezzo, nel senso che potevo fare anche altre cose, e l'attenzione un po' alla passione, prima come nuotatore, poi come soprattutto nel periodo in cui ho fatto il tecnico e adesso anche il dirigente, pur sapendo di dover essere equilibrato nel mantenere le priorità, che sono sicuramente la famiglia, sono il lavoro, però c'è spazio per quello, e credo di aver dato anch'io qualcosa al nuoto, ecco. Presidente, il nuoto non è solo campione, ne siamo felici, insomma, ma si parla anche solo delle Paralimpiadi. Il nuoto fa molto nel sociale. Quanto fa l'Emilia il nuoto nel sociale? Beh, allora, questo non è per fare il campanilista, la nostra è una regione che è molto attenta all'aspetto sociale, e quindi questo si ripercuote anche sull'attività delle società stesse. Molte nostre società hanno delle collaborazioni o addirittura hanno delle sezioni legate per esempio alle disabilità. Noi stessi come Federazione Italiana Nuoto abbiamo, per esempio qui a Bologna, abbiamo dei rapporti di rappresentanza rispetto all'amministrazione comunale, a tutela anche sia della federazione della FIPSAS, che è la federazione che segue invece il nuoto pinnato, che è un'altra federazione, ma soprattutto la FIMP, cioè la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, con cui abbiamo ottimi rapporti, e la tutela degli spazi a livello per esempio degli impianti dedicati all'attività agonistica è particolarmente attenta. Ho degli ottimi rapporti con il presidente sia nazionale che il comitato regionale della FIMP. È una questione di educazione. È una questione di educazione. Se si impara a essere solidali sin da piccoli, si diventa solidali anche nelle cose più o meno grandi nel corso della vita. Questo credo che sia importante. Il rapporto con le scuole? Sembra una nota dolente dappertutto, questa. Sì, ma credo che sia un problema culturale, prevalentemente di tipo scolastico. Cioè forse noi come mondo dello sport non riusciamo a proporci per quello che siamo. Io le faccio un esempio. Io da atleta non ho mai avuto questo tipo di problema, forse anche perché non sono mai stato un atleta di altissimo livello, per cui questo ha inficiato proprio poco nel rapporto scolare. Però diciamo che si è vendicato ad essere un buon dirigente della federazione, come presidente della regione Emilia, insomma, ha avuto i successi che merita. Ma non credo che sia, sì, abbiamo il merito come comitato di aver gestito un po' queste cose, ma non credo che sarei presuntuoso se dovessi pensare che questo è un merito mio. Cioè non è... Diciamo del gruppo Fin Emilia, possiamo dire così? È giusto, sì. Corretto? Io credo che il vero merito sia delle società. Il merito del comitato è quello di cercare di fare al massimo, di dare gli strumenti operativi e le opportunità alle società, questo sì. Il fatto stesso che non ci sia più la guerra degli spazi acqua come c'era una volta, se non in piccole situazioni marginali, questo è particolarmente importante. Tornando al mondo della scuola, è un problema culturale proprio della scuola italiana. Le ripeto, per esempio, io quando allenavo atleti di un certo livello, ho avuto atleti a livello di nazionale giovanile, bisognava nascondere agli insegnanti che facevano questo tipo di attività, perché sennò automaticamente venivano penalizzati. Questo forse non succede più, però non c'è quell'attenzione che per esempio nel mondo anglosassone hanno per il mondo sportivo, come parte proprio curricolare della formazione di una persona, no? Per cui probabilmente bisognerebbe rivedere anche tutto il mondo dell'educazione fisica, avrebbe più senso impegnare i nostri insegnanti, i docenti, più sulla parte delle scuole primarie, la scuola elementare e medie, perché lì si può fare psicomotricità, multilateralità formativa. E invece probabilmente dedicare più all'attività sportiva e di attività nella fase degli atleti, dei ragazzi più grandi. Non dico che dovremmo avere un'organizzazione come i college americani, però probabilmente se ci fosse maggior collaborazione ne avrebbe, secondo me, beneficio sia il mondo scolastico che il mondo sportivo, sicuramente. Anche se poi, diciamo, noi siamo nati nell'acqua, lo sport dell'acqua è lo sport completo a 360 gradi, eppure c'è questa, diciamo, deficienza di cultura nelle scuole. Notiamo un po' in tutte le regioni questa cosa.
Prevale sempre l'altro sport, con tutto il rispetto, per la pallavolo, il calcio stesso, e delle volte il nuoto, essendo una delle società più tesserate a livello nazionale, eppure viene messa sempre un po' da parte. Sì, allora lì, vabbè, una cosa sono gli sport di squadra, una cosa sono gli sport individuali, perché credo che anche una federazione come l'Atletica Leggera non abbia questi grandi benefici del rapporto con la scuola, quindi quello potrebbe giocare anche in questo senso. Però, le ripeto, secondo me è proprio un problema culturale e organizzativo a livello scolastico. Io faccio parte anche della giunta regionale del CONI e tutte le volte che abbiamo rapporti con la scuola, che è uno dei mandati del CONI regionale, ma del CONI nazionale, qualche intoppo c'è, anche se la situazione è un po' migliorata. Perché tra l'altro questo potrebbe essere un bacino per non solo per il mondo del nuoto, ma per tutto il mondo sportivo, per trovare talenti, perché se lei fa un'attività di base multilaterale, cioè con varie esperienze motorie a livello delle scuole elementari, delle scuole superiori, delle scuole medie, è più facile poi, quando è il momento di specializzarsi, avere già atleti che hanno fatto esperienze motorie che probabilmente difficilmente possono fare. Tenga presente che quando eravamo piccolini noi giocavamo sempre fuori in giardino, adesso questo nelle grandi città non è più possibile, quindi sono proprio anche dal punto di vista motorio più arretrati rispetto a quello che eravamo noi. Cioè, lei adesso trova dei ragazzini di 13-14 anni che non sanno fare le capriole. Quando eravamo piccolini noi la prima cosa che imparavamo, ecco, cioè. Presidente, adesso fra pochi giorni ci sono gli europei, no? Cosa dai i suoi 11 atleti che andranno a Copenaghen a rappresentare la nostra Italia e la regione dell'Emilia Romagna? Beh, allora, ci sono due fasce, direi, di atleti, di questo sono particolarmente contento. Cioè, sono gli atleti che ormai sono anni che fanno parte della nazionale assoluta. Ci sono alcuni atleti già adulti per età che per la prima volta o per la prima, seconda, terza volta fanno parte della nazionale assoluta, e quelli credo che punteranno anche dei risultati di prestigio a livello europeo, sia a livello individuale che a livello non solo Orsi, non solo Paltrinieri, ma ci sono altri soggetti che stanno, altri atleti che stanno crescendo. Poi c'è una fascia di età giovanile, perché alcuni sono giovani, perché abbiamo un atleta nostro del 2000, ce ne sono due del 98, quindi sono atleti giovani dal punto di vista, parlo della nazionale assoluta, che probabilmente vanno là per fare prevalentemente esperienza, non hanno velleità di poter eventualmente vincere un titolo o di arrivare a podio, però immagino che poter partecipare a una manifestazione di livello europeo sia comunque un'esperienza che fa crescere non solo chi partecipa, ma tutto il mondo che gli sta intorno, quindi il proprio tecnico, la propria società, perché si rende conto che l'asticella si alza sempre un po' di più, non importa più vincere il titolo regionale, ma le faccio un esempio: fino a una decina di anni fa la stragrande maggioranza delle società vedeva come aspetto fondamentale quello di vincere il titolo regionale, vincere la classifica regionale. Adesso non dico che arriviamo a snobbare questo livello, però conta andare agli assoluti, conta vincere dei titoli italiani assoluti, ed è giusto che sia così, ecco, credo che questo sia importante. Una domanda che gli voglio fare: quanto servono i collegiali tra società e regione? Secondo me servono moltissimo, una volta forse ne facevamo di più. Noi come comitato siamo attenti, io ho insistito molto, e quando negli ultimi anni c'è stata qualche difficoltà organizzativa ho un po' richiamato i consiglieri regionali addetti a questo, soprattutto per quello che riguarda la fascia degli esordienti, che è l'aspetto più importante. Tenga presente che l'organizzazione delle manifestazioni, delle gare, a volte impedisce nel periodo più importante le attività vere e proprie collegiali. Una cosa che noi facciamo e vediamo sono quella della formazione continua dei nostri tecnici, e questa è una collegialità spostata, però che comunque permette trasferimento di informazioni, trasferimento di esperienze. Direi che anche sul piano vasca i rapporti fra i ragazzi sono ottimi rapporti, anche questo è importante, cioè c'è quella normale e fisiologica rivalità agonistica, ma non c'è quella poco
a mio parere poco utile rivalità che poi non mira a far crescere l'ambiente, no? Cioè non ci sono più antagonismi, ecco. Ci sono degli agonismi che sono giusti che siano così, ecco. Presidente, chiudiamo con il nuoto, parliamo di pallanuoto, perché la regione Emilia ha una bella realtà di pallanuoto, è uno sport di squadra, insomma, com'è la, diciamo, la qualità, allora, della vostra pallanuoto? Allora, noi abbiamo due realtà di livello nazionale, che sono la Renantes Bologna per quello che riguarda il settore femminile, che quest'anno è in A2, ma contiamo, mi auguro che possa risalire in Serie A1, che storicamente è sempre stato un po' il suo livello. E la President Bologna, che invece è da anni stabilmente ben quotata in A2. Abbiamo invece una notevole crescita del livello giovanile, cioè tutti quelli che sono gli under 13, under 15, under 17, under 20, per ognuno di questi c'è un campionato apposito. E quindi questo fa ben sperare. Probabilmente c'è ancora qualche cosa da fare dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'impostazione della società. Non è possibile, secondo me, che una regione come l'Emilia Romagna, che sicuramente non ha la storia della Liguria, non riesca ad avere a livello assoluto una maggior rappresentanza, ecco, credo questo. Non dico che ci devono essere tre o quattro società di Serie A, perché qui giocano anche aspetti economici diversi, ripeto, certo. Però credo che si possa fare di più, e quindi lo strumento per fare questo è quello di far crescere i tecnici. E su questo, secondo me, dobbiamo, brevissimi ai nostri tecnici, ma credo che si possa e si debba fare di più. Quindi questo, io non vengo da un mondo pallanuotistico, seguo la pallanuoto da presidente, e per dare un'idea, per la prima volta abbiamo nominato un coordinatore tecnico della pallanuoto, che non c'era mai stato, quindi ognuno andava un po' per conto proprio, fermo restando il servizio che il comitato dava nell'organizzazione dei campionati. Credo che si debba fare qualcosa di più. Stiamo facendo dei collegiali con questi ragazzi, e questo è un aspetto positivo. La federazione ha fatto recentemente, la scorsa settimana, un collegiale in Lombardia per il centro nord e per il nord, in realtà, quindi c'era da Bologna in su, e alcuni atleti si sono erano una preselezione, alcuni dei nostri atleti mi pare che siano del 2003-2004 si sono ben comportati, per cui probabilmente sono stati segnalati, probabilmente potranno essere seguiti successivamente. È uno sport di squadra, quindi ci sono tutte dinamiche diverse, ma è giusto che sia così. Cioè, io credo che se un atleta sia di alto livello è giusto che vada casomai in una squadra di un'altra regione, perché lì c'è la possibilità di fare. Però se cresce il livello giovanile è probabile che un domani anche l'Emilia Romagna possa fare qualcosa di più. Presidente, come abbiamo detto già prima, lei ha il terzo mandato. C'è una cosa che avrebbe voluto voglia di fare, che non è riuscito ancora a realizzare come presidente della federazione? Ma forse ce ne sarebbero parecchie. La cosa che vorrei fare è quello di cercare di far crescere ulteriormente, e credo su questo, anche se qualche passo è stato, l'aspetto dei nostri dirigenti. Noi siamo cresciuti moltissimo per quello che riguarda gli atleti. Da tempo siamo cresciuti molto come tecnici. I nostri tecnici, uno dei nostri tecnici per esempio va in nazionale, convocato in nazionale. I nostri dirigenti ancora hanno una mentalità che fa fatica probabilmente a vedere in prospettiva. Non tutti, chiaramente, cioè non, però credo che si possa e si debba lavorare per trovare nuove leve. Se si fa questo, cresciamo sicuramente ulteriormente, ma al di là del campanilismo dell'Emilia Romagna, cresce un po' tutto il movimento. Le società hanno bisogno di darsi delle strutture di tipo anche imprenditoriale per certi aspetti. Io sono convinto che se alcune società diventassero e avessero gli strumenti per poter diventare soggetto gestore degli impianti, ci sarebbe un'ulteriore attenzione alla
all'espansione dell'attività sportiva e agonistica della nostra disciplina. Ci vorrebbe più unione tra le società? Sì, non solo, non credo che sia un problema, sì, forse anche per le gestioni, parlo io, per i costi. Quello sicuramente. Solo gestire una piscina è molto difficile, invece si farebbe, diciamo, gruppo tra società, sì. Si abbasserebbero i costi, no? Sì, però le faccio un esempio. Voi siete molto avanti su questo. Sì, le faccio un esempio, però per esempio qui a Bologna gli impianti in generale sono gestiti da una consociatività positiva fra strutture gestionali che fanno riferimento prevalentemente a enti di promozione che però hanno poi come espressione anche le società. La mia perplessità, l'unica mia perplessità è il livello di operatività, soprattutto il livello di capacità di incidere che hanno le società all'interno di queste società di gestione. Perché se si riesce a crescere in questo, senza stravolgere il sistema, ma no, se si riesce a crescere come dirigente all'interno di questo, è chiaro che se io dirigente faccio parte di una gestione dove non sono chiaramente l'unico soggetto che decide, ma che ha una particolare attenzione anche all'aspetto agonistico e formativo, è probabile che si possa sfondare qualche porta ulteriore. Questo sicuramente. Presidente, io la ringrazio per questo incontro, per avermi ricevuto qui nel Palazzo Coni di Bologna, nella sede della Federazione Italiana Nuoto. Grazie, in bocca al lupo per i suoi ragazzi a Copenaghen, e mi auguro che porteranno delle medaglie sia alla nazione, alla Regione Emilia, che al presidente speciale. Grazie a lei, grazie di cuore.